Grazie Presidente. Sì, la soluzione al problema non è certo fare nuove gare Consip, anche perché, ricordiamolo, l'antitrust ha usato parole durissime proprio recentemente per denunciare quello che è accaduto quando è stata fatta una gara Consip tra le varie cooperative che poi sono spartite la torta. Ricordiamolo, 1 miliardo e 600 milioni di soldi, 1 miliardo e 600 milioni che in realtà sono andate non a pulire le nostre scuole, a garantire un servizio ottimale alle nostre scuole. Solo una piccola parte di quei soldi va alle scuole e ai lavoratori. Gran parte di quei soldi va invece a foraggiare il sistema, a continuare a dare risorse a queste cooperative che in realtà, poi sappiamo benissimo, molto spesso e volentieri girano una parte dei proventi ai partiti che finanziano lautamente nelle campagne elettorali e nelle La varie cene ringrazio. elettorali. Grazie. Grazie. Non ci sono altri interventi, lo pongo. Palmieri, poi Marzana. Chiedo scusa Presidente per la segnalazione poco tempestiva, però in effetti anche questi emendamenti segnalano un fatto sul quale il Governo ha tutta la convenienza a fare chiarezza, perché già i colleghi hanno ricordato i pronunciamenti antitrust e quindi vale veramente la pena di prendere in considerazione questi emendamenti da parte vostra appunto per sgombrare ogni nube e fare ogni chiarezza possibile. Il metodo usato con l'istituzione della Consip, che ormai data quasi 20 anni, è il metodo di cercare di centralizzare gli acquisti per risparmiare, ma evidentemente questo non può andare a scapito della chiarezza e della trasparenza in quello che succede. E quindi è realmente vostro vantaggio e sarebbe un guadagno per voi appunto mettere una parola fine su tutte queste polemiche. L'argomentazione per la quale scade il decreto, e lo diremo ancora più avanti, l'abbiamo già detto in commissione, che il decreto scade il 28 maggio, ma questo governo ha già dimostrato, questa maggioranza hanno già dimostrato, diciamolo bene, il Premier ha già dimostrato che sulle cose alle quali tiene, lui il tempo lo trova. Scade il 28 maggio, oggi è il 24 maggio. Il Piave mormora e voi potreste contemporaneamente pensare che il 26 maggio al Senato si possa fare un passaggio rapido, chirurgico, su tre emendamenti significativi. Noi ne segnaleremo due nel corso dei nostri lavori e risolvere ogni tipo di problema e contestazione. Invece vi siete incaponiti su questa linea, appunto, del Piave di tenere rigidamente il no su questo monocameralismo di fatto per il quale i decreti legge si approvano sostanzialmente in una sola Camera, vizio che risale ai tempi del governo Monti e che voi continuate a portare avanti in modo pervicace, è veramente tutto questo incomprensibile, ma non dal nostro punto di vista delle opposizioni, dal vostro punto di vista, compreso il fatto che siamo in campagna elettorale. Grazie. La ringrazio. Marzana. Grazie Presidente. Io vorrei ricordare che la condanna dell'antitrust e quella dell'autorità anticorruzione in ordine di tempo sono solo le ultime condanne che arrivano per quanto riguarda l'affidamento attraverso la proroga dei servizi di pulizia, perché già nel lontano 2002 il governo subì la condanna da parte dell'Europa. Lo Stato in quell'occasione era subentrato rispetto all'assunzione di questo personale alle dipendenze degli enti locali. Si aprì una procedura di infrazione europea proprio perché non venivano svolte regolarmente le gare di affidamento degli appalti. Quindi adesso arrivano pure queste altre autorità di garanzia. È chiaro che il governo è recidivo rispetto a questa esigenza di legalità. Grazie. Grazie. Bene, pongo in votazione l'1.12 Baldassarre, pareri tutti contrari. Dichiaro aperta la votazione.